La sonata opera 10 numero 3 è la conclusiva di questo grande trio di sonate che compongono l'opera 10. È una sonata che risente di quel momento particolare, 1798 come anno. Beethoven cresceva come conoscitore di questo strumento che progressivamente si sviluppava, ma cresceva anche come compositore, come grande musicista. Naturalmente il pianista era strepitoso, lo era quando è arrivato a Vienna. La sua composizione portava sempre più tecnicamente lo strumento verso un nuovo strumento, uno strumento con potenzialità maggiore, sia di suono che di utilizzo compositivo. La terza sonata, l'opera 10 numero 3, è una sonata che ha una forte valenza formale. Intanto Beethoven torna all'utilizzo dei quattro movimenti, primo, secondo, terzo, quarto movimento, e dentro c'è il minuetto, che non appare mai nelle sonate opera 10, quasi quasi è come giustificarsi dell'assenza negli altri casi o della sostituzione negli altri casi. Qui torna alla totalità della forma più nota, più rispettata nella vita di Vienna di quegli anni. Ha ovviamente delle caratteristiche molto significative. In questa sonata emerge, specialmente nel primo tempo, il virtuosismo. E il virtuosismo è dato da alcuni elementi che sono sempre più caratterizzanti il tipo di anche espressione musicale di Beethoven. L'utilizzo, il contrasto tra staccato e legato. Staccato e legato sugli strumenti di quel momento erano anche elementi capaci di generare veramente sorprese sonore infinite e anche limitazioni di quantità sonora, perché è chiaro che il suono staccato dura molto meno, però ha un concetto percussivo. La sonata però ha queste caratteristiche che sono assolutamente molto molto importanti. L'inserimento anche della presenza caratterizzante della dinamica. Beethoven segna piano e forte, con molta energia. Non dimentichiamo che per tutta la sua esistenza Beethoven ha scritto con quattro colori: pianissimo, piano, forte, fortissimo. Ognuno di questi quattro colori, a seconda di quello che raffigura, ha delle qualità infinitamente diverse per Beethoven. E ha delle qualità infinitamente diverse anche pensando a chi lo suonerà, dove lo suonerà, con quale strumento lo suonerà. Qui, ormai, nell'opera 10 numero 3, siamo davanti a questa precisazione. Uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo della composizione è la dinamica, oltre a questo tratto tra legato e staccato, quindi tra due modi diversi. Non dimentichiamo che poi entra in gioco la qualità dell'intervallo. È chiaro che in Beethoven a quest'epoca poi non hanno più quei significati di intervalli discendenti che poi troveremo e conosceremo in Brahms, che hanno veramente una forza, un'espressione molto particolare, ma anche da Beethoven più maturo. Anche qui il legato non è soltanto un omaggio alla melodia, ma è una certificazione dei significati anche dell'energia ritmica per la musica di Beethoven. Beethoven è un assertore assoluto della funzione del ritmo e della funzione della melodia, ovvero dell'utilizzo dell'intervallo sonoro.